mister deluso se l'aspettava così il debutto in Coppa Italia, questa giornata incompleta ancora? No, deluso no, deluso assolutamente no, perché abbiamo fatto una partita bella, compatibile con quello che è il momento, con quella che è la condizione fisica della mia squadra. E se poi considero la forza dell'avversario di oggi, credo che la nostra prestazione sia acquisti ancora più valore, perciò assolutamente nessuna delusione, anzi sono molto contento della prestazione della squadra. È chiaro che poi quando subisci una sconfitta a rigori poi nei ragazzi rimane un po' d'amarezza, ma sicuramente da domani questa passerà e, ripeto, rimane una bella partita, una bella serata da parte della mia squadra e con segnali importanti, con altre cose che andranno migliorate, ma comunque una serata importante. Ecco, il campione di Serie C, no? Non è ancora in dubbio la Serie B, Serie C, tanti discorsi in ballo. Ecco, il tipo di campionato è dalla sua esperienza passata, insomma, col ponte di questa squadra? No, l'obiettivo nostro in questi anni di permanenza in Serie C è sempre stato quello di mantenere la categoria, perché la nostra politica di società è chiara, fatta sui giovani, sulla crescita dei nostri ragazzi, perciò l'obiettivo da raggiungere è sempre quello di rimanere nella nostra categoria. È chiaro, l'anno scorso sono arrivati anche i play-off, ma è solo un premio in più per il lavoro che hanno svolto i ragazzi durante l'anno, ma la mia squadra deve avere la mentalità, la determinazione per cercare questo obiettivo. Ecco, e è chiaro che più si riesce a motivare la squadra, più si riesce a far capire che per ambire a categorie superiori bisogna fare qualcosa di più e più si possono raggiungere risultati importanti. Però non bisogna mai perdere di vista quello che è il nostro obiettivo, e sicuramente queste partite, anche stasera, anche se viene una sconfitta, c'è un po' di illusione, ma ci daranno forza, perché confrontarsi con avversari così forti comunque secondo me dà fiducia per il proseguo.